Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Anche oggi vi mostro altri acquisti make-up che ho fatto ultimamente. Non sono acquisti proprio di questi giorni, ma già della settimana scorsa, anche perché so che da adesso ci saranno, penso, magari per alcuni siti delle problematiche maggiori nella spedizione degli ordini. Alcuni siti li hanno sospese, Amazon le ha ridotte. Adesso non so benissimo quali siti garantiscano ancora spedizione e quali no. Comunque penso che in questo momento sia sicuramente il minore dei problemi gli acquisti effettivamente di make-up, vero che sono uno svago, ma anche se fosse che li bloccano, assolutamente non è un problema. Comunque questi acquisti li ho già fatti già da una settimana e più, così come altri che vi mostrerò sempre in altri video haul, però ho deciso di suddividerli in base ai siti su cui ho fatto gli acquisti. Oggi vi voglio mostrare gli acquisti che ho fatto sul sito di Pinalli, perché appena insomma diciamo quanto 2 settimane fa è peggiorata, più di 2 settimane ormai è peggiorata la situazione in Italia, ha dato un codice sconto del 25% su tutto il sito di cui ho usufruito, e quindi ho preso un po' di cosine che adesso vi mostro. Al solito io spero che questa tipologia di video vi possa piacere, regalare un attimo di compagnia, quindi se così fosse e ne avete voglia lasciatemi like, commenti, iscrivetevi al canale, ma appunto ripeto, la cosa più importante per me è riuscire a regalarci un attimo di svago in questo momento davvero davvero difficile, perché non nego che anche per me, insomma, è un po' tutto un alto e bassi, dipende un po' dalle giornate, dalle notizie, non è facile sicuramente, però dobbiamo anche cercare comunque di andare avanti e non lasciarci andare del tutto, perché altrimenti sarebbe solo peggio. Diversamente dai vecchi tempi, non vi mostro più gli scatoloni con l'imballaggio quando si apre appunto il pacco, perché quando il corriere lascia giù il pacco, che so che ormai è proprio una prassi, lo fanno con tutti, io scendo con i guanti, apro direttamente il pacco, tiro fuori i prodotti, lo scatolone lo butto direttamente nel locale pattumiera e poi salgo in casa solamente con i singoli prodotti che poi io vado anche a igienizzare. Ormai anche queste cose, insomma, stanno rendendo la vita non semplice, però ormai sappiamo che è così. Allora, Pinalli al solito mette i campioncini all'interno di questi sacchettini, ne ho due perché avevo fatto due ordini vicini allo stesso giorno, perché avevo preso delle cose e poi mi era venuto in mente delle altre che avrei voluto prendere. E quindi ho continuato e ho fatto un altro ordine. Velocemente vediamo che cosa è contenuto all'interno. Questo campioncino di questo fondotinta di Collistar, fondotinta unica essenza universale di giovinezza, che sinceramente non conosco, non avevo mai sentito. Poi questo campioncino di questa crema di Shiseido. Un campioncino del siero purificante uniformante di Diego Dalla Palma della linea Black Secret, di cui ho acquistato invece il tonico. Non l'ho ancora utilizzato, ma è una linea che mi ispira molto, quindi sono curiosa di provare il siero anche se è piccolino. Il Calendula Deep Cleansing Foamy Face Wash, quindi questo detergente alla calendula per pelle da normali a miste grasse di Kiehl's. E di questo io devo averne già altri, perché li avevo trovati o calendari o comunque me li hanno dati in altri, come altri campioncini, che poi questi sono più travel size, perché 30 ml, e anche questo non l'ho provato. E per terminare questo prodotto di Aveda, Be Curly Curl Enhancer. Questo penso sia un prodotto per i capelli, forse per fare il capello mosso, riccio, Be Curly, non lo so, non lo conosco. Non l'ho mai sentito, non so se qualcuno sa a che cosa serve, andrò a guardare. Invece nell'altro sacchettino vediamo che cosa troviamo. E c'è sempre un campioncino di Collistar, in questo caso il siero unico, però sempre della stessa linea perché è essenza universale di giovinezza, quindi della stessa linea del fondotinta. Poi la crema di Mulac, la Trinity. Questa io l'ho acquistata, la Multi Action Face Treatment, questa ce l'ho in full size e adesso anche il campioncino.
Poi, sempre di Shiseido, però in questo caso non so se è la stessa crema della precedente, Vital Perfection, sì, è lo stesso campioncino di crema. Poi un campioncino di Naioleari, il fondotinta Lasting Veil Foundation con queste tre tonalità. Ah, non l'ho mai provato un fondotinta sinceramente di Naioleari. E per terminare, sono contenta di questa travel size, di questa crema mani e crema per mani e unghie di Roger & Gallet. Sì. È questa crema che sinceramente non conosco, ma sono contentissima di averla trovata perché in questo periodo, come potete immaginare, la crema mani mi sta andando via bizzeffe. Cominciamo invece proprio con i miei acquisti. Allora, innanzitutto ho preso per la prima volta, perché ad oggi ancora non l'avevo mai acquistato, ma sempre sentito parlare bene, benissimo, e questa volta l'ho preso, è il famosissimo Epic Ink Liner di NYX, quindi le liner di NYX. Veramente questo è forse uno se non l'eyeliner meglio recensito in generale, e quindi proprio curiosa di provarlo, anche perché per il prezzo sinceramente ne vale assolutamente la pena. Se è veramente un ottimo eyeliner, come dicono, la colorazione è proprio black, quindi quella nera, e finalmente l'ho preso, non so perché, non, poi alla fine non l'acquistavo mai. Ho acquistato invece del brand Mesauda, di cui ultimamente sto facendo degli acquisti per tanto tempo, non ho mai preso niente di questo brand, ultimamente invece mi sta ispirando un po', e questa volta invece ho voluto prendere la palette di illuminanti, la Wow Glow. Andiamo ad aprirla. Il packaging è carino, questo rosa metallizzato, quindi non riesco a farvela vedere benissimo perché riflette molto. E questa è la palettina con il suo specchio e le quattro tonalità di illuminanti. Vi giro magari così. E devo dire che è molto molto carina. I colori sono tutti molto belli. Forse quello che non so se riuscirò tanto a portare è questo, che mi sembra un po' più scuro, però forse neanche così scuro. Bisogna poi un attimo vedere se è così scuro poi applicato anche una volta sul viso. Però per il resto queste tre sono bellissime: questa cialda di questo rosa, questa un color crema, questo invece un color champagne, davvero davvero molto molto bella. Ne ho sempre sentito parlare molto bene di questi illuminanti e quindi anche lei ho voluto provarla. Poi ovviamente se ci sono dei prodotti che vi interessano, delle cose che vi piacciono, andiamo a testarli insieme, a provarli insieme, così le vedete anche proprio all'azione, i vari swatch. Io in questi video ne approfitto intanto per mostrarvi i prodotti. Poi se vi interessa qualcosa, mi raccomando, sotto fatemelo sempre sapere, così anche in questo periodo ne approfittiamo. Passiamo invece adesso a Mulac. Questa volta di Mulac ho voluto prendere due prodotti della linea Lip Care, quella per la cura delle labbra, ovvero la Sugar Magic, quindi lo scrub labbra, e la Sweeting Mask, la maschera per le labbra. Ve le mostro, sono quella linea appunto che ha qui l'impronta, adesso si fa un po' fatica a vederla. Devo dire che i packaging di Mulac sono sempre davvero molto carini, così anche come per le creme, bellissimo, il packaging è veramente stupendo. E questo appunto è lo scrub, proprio Lip Care, che è tutta questa linea per la cura delle labbra. Avevo già preso il burro cacao, quello con effetto rimpolpante, e adesso ho voluto prendere anche questi. E dall'altro la Sweeting Mask, e anche lei, stesso vasettino, carinissimo, veramente veramente bello. Sì, alla Night Lip Mask, maschera labbra notte. No, pensavo ci fosse una profumazione. E devo dire che i packaging mi piacciono tantissimo, e comunque spero che siano ottimi prodotti, perché anche con le labbra, nonostante ormai siamo in primavera, io continuo ad avere delle labbra veramente veramente secche, piene di pellicine, quindi continuo a fare scrub, maschere per le labbra, ma ce l'ho ancora veramente molto
molto secche, quindi spero di sistemare un po' questa cosa. E di Mulac questa volta ho voluto prendere, visto lo sconto del 25, la mega palettona di blush di Mulac, la Moody Blushes, che era da tanto che mi ispirava. Poi, da quando ho provato la palettina, quella della collezione Sassy, ho preso la Classy Sassy, le polveri veramente mi sono piaciute, a parte l'illuminante, il blush, la terra mi sono piaciute davvero tanto, quindi mi sono convinta a voler provare appunto anche i blush di Mulac, che secondo me hanno delle colorazioni bellissime, ma sinceramente, visto il prezzo e scontato, ne valeva assolutamente la pena piuttosto che comprare, magari visto che ci sono più di una colorazione che mi piaceva. Valeva comunque la palette, anche se magari ci sono delle tonalità che. Ma direi che l'unica che secondo me non va tantissimo per me è questa, che poi tra l'altro è Bambi, se non sbaglio, che è quella chiarissima, cioè è proprio questo color carne. A me il blush piace un po' più rosato, pescato, però devo vedere un attimo com'è poi sulla pelle, magari se riesco a utilizzarlo. Anche un po' come terra, vediamo un attimo come rende un po', magari per un leggero contouring, se no, boh, vedo un attimo. Per il resto devo dire che le colorazioni sono veramente tutte belle, perché spaziano dai rosa a color più pesca, quindi questi però comunque un po' più tranquilli, questi accesi, ma stupendi. Devo dire che Ariel secondo me è bellissimo, questo è uno di quelli che avrei voluto prendere singolo, cioè questo rosa fucsia, ma acceso, ma è bellissimo. E anche lui è molto bello, questo però vira un po' più sul rossiccio, adesso non so se rende benissimo in video le colorazioni, lui rimane il mio preferito così, e anche questo, che scusate, è bel, però sono davvero tutti belli, ripeto, tranne questo che è molto molto chiaro, è veramente veramente bella. Altro brand su cui invece mi sono un attimo ancora soffermata è Nabla, perché Mulac e Nabla davvero sono due brand che sono entrati nel mio cuore. E questa volta di Nabla ho voluto prendere la matita occhi, la Velvet Line. In realtà avrei tanto voluto prendere anche le liner, ma è sempre esaurito, sia su Pinalli che su Sephora, non riesco mai a prenderlo, il serial liner. Appena lo troverò lo prenderò sicuramente, perché comunque anche delle liner è un po' come l'Epic Ink di NYX, sono forse due liner di cui si parla benissimo, e quindi assolutamente lo voglio provare, però anche della matita ne ho sentito parlare bene, quindi comunque l'ho voluta provare, anche perché non costa tanto questa matita, poi scontata valeva la pena provarla. E ho voluto prendere in linea sempre con la fissa, dove l'ho messo? È sparito, che ho ultimamente per i pennelli e i pennelli di Nabla, che ormai di questa linea li ho presi tutti. Ho preso anche poi quello per l'illuminante, visto che anche lui era finalmente disponibile, quindi ormai di questa linea li ho presi tutti, di questi col manico dorato. E ho concluso anche con lui, perché devo dire che sono davvero ottimi, hanno delle setole morbidissime, e poi ho anche tutti quella del set anche occhi, quindi con questo è veramente ho completato. E sì, no, le setole sono fantastiche, e visto che ho anche gli skin glazing, e questo è nato per applicare proprio l'illuminante degli skin glazing, l'ho voluto prendere. Devo dire che sono leggerissimi, non pesano proprio nulla. Parlando sempre di skin glazing, appunto, ne ho voluti prendere altri due, perché quelli che ho già mi piacciono tantissimo, Ozone, che uso come illuminante, mentre Truth come blush. La texture secondo me è veramente fantastica di questi prodotti. Ho voluto prendere Privilege, sempre come illuminante. In questo caso è un illuminante che dovrebbe avere dei riflessi rosati. E a me piacciono molto gli illuminanti con i riflessi rosati, mi sembra una colorazione davvero molto molto bella. Sì, è un dorato, però che da quello che ho capito guardando nei vari video dovrebbe appunto avere questi riflessi rosati, che sono stupendi veramente, veramente bellissimi. Quindi in pratica che
mi ispira ancora è Amnesia, mentre Lucid Jungle mi sembra assolutamente troppo scuro per una pelle chiara. Questo è bellissimo, un colore davvero stupendo. E l'altro che ho preso è Adult's Holly, che è assolutamente come truffa da usare come blush. Questo è decisamente più strong come colore perché questo colore è molto, molto forte, molto acceso, che sicuramente va bene anche per gli incarnati scuri. Però da amante del blush un po' anche visibile, ho imparato che anche se la colorazione è un po' più forte, dosato bene a me piace perché dà quel tocco di colore in più, quindi di solito mi piacciono molto e non vedo l'ora veramente di provarli. Infatti, stavo pensando anche se vi potesse interessare di fare magari anche una full face Nabla, un'altra magari utilizzando anche dei prodotti di Mulac, così andiamo un po' a testare a provarli Per insieme. concludere, Sempre Nabla. E gli acquisti che ho fatto su Pinalli, ho preso l'ultima palette occhi che mi mancava di Nabla, perché le palette occhi con questa di Nabla le ho prese tutte, la Soul Blooming. E ho preso anche lei, anzi no, no no no, non è vero, mi mancherebbe delle Cutie Palette, la piccolina, quella nude, perché io ho la Coral, l'altra non so se mi sembra che si chiama nude, comunque quella dei toni un po' più nude, ecco, mi manca ancora lei. Però di quelle più grosse, con questa le ho prese davvero tutte. Devo dire che è stupenda, veramente il packaging è bellissimo, rosa, fiorata, cioè per la primavera è proprio una palette meravigliosa, solo anche dal packaging. Devo dire che come tipologia di palette, di colori, quando l'ho vista mi ha ricordato molto la Dreamy comunque. Poi sono comunque andata a confrontarle, a compararle un attimo, i colori non sono assolutamente identici, salvo magari qualche marroncino che si assomiglia, però non sono identici, però diciamo che come tipologia di palette siamo su quel genere come colore, infatti mi piace tantissimo. No, ma è stupenda, veramente il packaging è forse quello che mi piace più di tutte delle palette di Nabla. Eccola qui, vedete, perché è comunque ricorda un po' quel genere, perché sono questi toni comunque non ovviamente non ipercolorata, però con questi colori un po' primaverili, non troppo accesi, ma neanche troppo spenti, a questi lilla, questi rosa, questi in corallo con i marroncini, questo bellissimo bianco che è veramente stupendo, che veramente sembra luce pura. Poi ha questo viola più scuro anche, davvero molto molto bello. Poi c'è comunque anche i marroncini, mi piacciono molto perché ci sono sia questi più chiari che anche uno bello scuro, anche più scuro di quello della Dreamy. Insomma, secondo me comunque è molto molto bella anche lei. Devo dire che secondo me sono belle tutte le palette di Nabla, mi piace la qualità, e con questa, appunto, ripeto, a parte la Mini Cutie Palette, le ho prese tutte. Bene. Ho già terminato per oggi perché appunto ho deciso di dividerli questi video in base ai diversi siti, tanto c'è tutto il tempo per fare i nostri video, farci compagnia, vedere gli acquisti, non c'è bisogno di, penso, di accumulare tutto in un unico video e farlo mega lungo. Non so, fatemi sapere come sempre cosa ne pensate di questi acquisti? Se avete già provato qualcosa, cosa mi consigliate? Spero, ripeto, quindi di avervi tenuto quest'attimo di compagnia. Ci vediamo prestissimo, vi mando un bacione grandissimo. Ciao a tutti, alla prossima!